ecco a voi ragazzi le nuove ruote dedicate al mondo gravel realizzate da Giant, ovvero le nuove CXR1, il top di gamma di ruote gravel di Giant. Prima di arrivare alle conclusioni, vediamo un attimo come sono fatte queste ruote. Hanno ovviamente un bel cerchio in carbonio, profilo da 35 mm, canale interno molto ma molto generoso, è un 25 mm, 31 addirittura esterno, e come da tradizione Giant è un cerchio hookless. Questo vuol dire che è un cerchio senza dentini interni di ritenzione del copertone, come ormai Giant usa da tempo sia in mountain bike che su strada. Questo migliora il peso del cerchio, abbassa il costo di produzione, ma rende anche l'accoppiamento cerchio pneumatico più efficiente sia in curva che in rotolamento, eccetera eccetera. Però questo comporta anche una certa limitazione di utilizzo di pneumatici su questo cerchio tubeless, ovvero non tutti i pneumatici tubeless sono però compatibili con cerchi hookless. Questo è un problema un pochino più marcato per le bici da strada, dove la quantità di gomme utilizzabili è leggermente inferiore, però sul gravel questo problema è meno evidente. Sul sito di Giant trovate tutti i copertoni che sono compatibili con questi cerchi che sono stati testati, però anche copertoni che non sono presenti in questa lista sono compatibili sul cerchio se la loro pressione massima stampigliata sul copertone non supera quella consentita, non supera i 5 bar. Quindi vuol dire che qualsiasi copertone che vogliate mettere che non supera questi 5 bar di pressione massima e che non è diciamo sconsigliato da Giant, ovvero che non è nella tabella copertone da non utilizzare, allora in quel caso li potete montare. E per l'utilizzo gravel, quindi copertoni da 35 mm di larghezza in su, vi assicuro che la lista è davvero ampia, quindi problemi di compatibilità da questo punto di vista ce ne sono veramente pochi. Continuando con la descrizione di queste ruote, vi posso dire che i raggi sono Sapin 24 sia all'anteriore che al posteriore, e i mozzi invece sono dei Ditti Swiss 350, quindi mozzi non di altissima gamma. Infatti al posteriore è bene tenere conto che sì, è un mozzo Ditti Swiss, quindi con sistema di ingaggio Ditti Swiss, ma non è il nuovo sistema EXP, quindi quello che ha una sola molla dalla parte del corpetto, ma è il sistema, quello un pochino più economico se vogliamo, quello precedente, che ha due molle e quindi due ingranaggi dentati che vengono tenuti a pressione da due molle. È un discorso un pochino più tecnico, comunque per chi ci capisce bisogna prendere corpetti con il vecchio sistema e non con il nuovo, altrimenti non ci vanno. Comunque un mozzo sempre di qualità, Ditti Swiss è una garanzia da questo punto di vista, mozzo leggero, scorrevole e via dicendo. Andiamo subito ragazzi, dopo che vi ho descritto bene o male come sono montati questi cerchi, come sono composti, andiamo subito al prezzo e al peso, che sono due argomenti sempre molto apprezzati, specialmente quando si parla di Giant, perché come ben sappiamo Giant fa prodotti di qualità ma a prezzi tutto sommato abbordabili, specialmente se confrontati a marchi premium, diciamo più blasonari. Questi cerchi ragazzi hanno un prezzo di listino di 1200 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione al nostro sito, dove appunto potrete vedere disponibilità e prezzo scontato. È un ottimo prezzo, 1200 euro, specialmente se andiamo a guardare il peso dichiarato sul sito Giant, ovvero 1,398 kg, che per cerchi gravel col canale così largo, con questo profilo, è veramente un peso strabiliante, specialmente appunto se consideriamo i 1200 euro. Io però ragazzi li ho pesati complete di valvole, tubeless e nastro, perché questi cerchi arrivano dentro la scatola già predisposti per essere montati così. Giant indica che si può anche montare una camera d'aria, ma per chi fa un cerchio di questo livello compatibile tubeless, usarlo con la camera d'aria veramente non avrebbe senso, quindi li fa arrivare già veramente predisposti per essere montati e utilizzati. Però l'ho pesato appunto così e il peso era di 1,510 kg. Ok che ci sono due valvole e due nastri, però 1,398 kg, no, non ci siamo. Qui probabilmente c'è stato un errore da parte di Giant nel dichiarare il peso, perché secondo me nudi, senza valvole e senza nastri, ok che c'è un po' di tolleranza tra una coppia e l'altra, però
non caliamo sicuramente sotto 1,50 kg, 1,60 kg, quindi quello secondo me è il loro vero peso. Non so perché abbiano messo 1,398 kg, probabilmente c'è stato un errore. Se c'è qualcuno di Giant che vede questo video e me lo vuole dire, o meglio, lo vuole dire a tutti qua sotto nei commenti, ne sarei veramente felice. Era un peso che io consideravo appunto strabiliante, è ottimo anche il peso di adesso, però non mi capacitavo come facessero a pesare così poco, considerando che la versione strada, che ha praticamente lo stesso profilo, però ha un cerchio ovviamente meno robusto, canale più stretto, invece era data per 1,450 kg. Allora non capivo come facessero a pesare meno queste, e invece appunto le ho pesate, ragazzi, e 1,510 kg con valvole e nastro. Più o meno il peso reale è quello, e quindi sempre ottimo peso, ottimo prezzo, cerchio bello robusto, pensato proprio per bici gravel, e quindi non resta che provarlo. Se capiterà sicuramente lo farò. Vi dico già che li sto vendendo, è una ruota che si vende molto bene, finora solo commenti positivi, quindi va bene così. Vi terrò aggiornati sicuramente se ci sarà qualche novità. Per oggi, ragazzi, è veramente tutto. Sono contento di avervi finalmente mostrato queste ruote, perché c'era gente che le aspettava con molta impazienza. Ora sono disponibili, quindi se vi interessano sapete dove cliccare, sapete chi chiamare. Simone, ciao!